Gatti. Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il radiogiornale bellunese. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 12 ottobre 2022. Cambiamento climatico, allarme per la provincia di Belluno, e questo è quanto emerge da uno studio dell'ONU, un'analisi che indica un aumento fino al 6,2% del rischio climatico diretto e del 10,2% del rischio climatico indiretto nel bellunese. Proiezioni che riguardano il pericolo tra il 2036 e il 2065, i rischi minano il futuro delle attività industriali, turistiche, sportive e di approvvigionamento energetico. Nel rapporto presentato ieri a Ginevra si rileva la necessità di incrementare la fornitura di elettricità da fonti di energia rinnovabile entro i prossimi 8 anni per mitigare i danni. Tragedia a Belluno, trovato senza vita un 51enne, l'uomo, maresciallo della Guardia di Finanza, si è tolto la vita all'interno di un furgone utilizzando la pistola di ordinanza. Poco prima del gesto estremo aveva affidato a Facebook un ultimo messaggio in cui annunciava le proprie intenzioni. Lascia 2 bambini di 7 e di 13 anni. Avrebbe rubato il bancomat di una donna dalla quale vantava dei crediti e prelevato 500 euro. Per questo motivo un uomo è stato rinviato a giudizio. L'episodio è avvenuto a Longarone dopo il mancato pagamento di lavori eseguita nella casa della donna. L'imputato avrebbe messo in atto il furto e il prelievo. Il giudice per le udienze preliminari, Elisabetta Scolozzi, ha accolto la richiesta del pubblico ministero Simone Marcone e mandato l'uomo a processo. 4 divieti di accesso agli esercizi pubblici di Belluno. La misura è scattata nei confronti di 4 persone tra i 32 e i 48 anni ritenute responsabili di una rissa scatenatasi in un bar del capoluogo. Il provvedimento nei loro confronti ha durata di 6 mesi. Belluno, resi noti i vincitori del premio San Martino, riconoscimento assegnato dall'amministrazione comunale a figure distintesi per il loro contributo alla collettività e al territorio. Novità di quest'anno, il premio a un under 18, il primo vincitore è Mirko Bates, ragazzo del 2004, che ha salvato la vita a uno sciatore americano sommerso da una valanga. Tra i maggiorenni invece è scelto Mauro De Bettio, fotografo freelance che nel 2021 ha creato una fondazione a Nairobi per aiutare gli orfani della città keniana. La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì 11 novembre al Teatro Comunale di Belluno. Infine lo sport, calcio, programma ricco di appuntamenti nella giornata di oggi. Diverse le bellunesi impegnate tra Coppa Veneto e campionato. Nel trofeo regionale di promozione, 16esimi di finale, scenderà in campo il Longarone Alpina per la sfida contro il Montello. In panchina ci sarà Federico Garletta e vice dell'esonerato Sandro Tormen, e al momento guida della squadra fino al probabile annuncio di un nuovo tecnico. Scendendo in prima per i 32esimi sarà in campo il Borgo Valbelluna, che a Melo ospiterà il Fregona. Due le sfide in seconda, Ponte nelle Alpi San Michele e Sospirolese Lentiai. In campionato, infine, categoria eccellenza, spazio al turno infrasettimanale tra Unione Rimana Cavarzano e San Donà. Domani, invece, la finale di Supercoppa Bellunese tra Valzoldana e Sous. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia, come sempre, di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.